E welcome back guys, qui è Frizio che vi parla. Oggi siamo tornati su Kingdom Come a portarvi questo nuovo fantastico video, che è ovvero una doppia mob fatta in TCT dal nostro Raiskeo, che non si sentiva da un po' neanche sul canale dei Cryus. Comunque appunto ci porta questo fantastico gameplay che fa parte del Munich Gameplays. È veramente un gameplay fantastico. La classe la vedrete, non so in che punto, in sovraimpressione, così senza che ve la dico perché sono un bot su MV3. Inoltre ha fatto 2 kill di C4 mi pare, e poi 2 con l'arma consecutiva, però le ha recuperate in seguito facendo 2 kill di fila, quindi va a patte, diciamo. Ragazzi, quello di cui vi voglio parlare oggi non è il fantastico gameplay, bensì il fantastico commentary che sto per fare, perché come sapete io faccio le serie su personaggi famosi dello sport e oggi vi voglio portare Michel Platini, soprannome Leroy, che in francese dovrebbe significare l'eroe, se non vado errato, oppure il re, non me lo ricordo, scusatemi se non sono informato su sta cosa. Allora ragazzi, poi se vi chiedete perché ho messo questo tipo di musica di sottofondo, ve lo dico subito: perché va pienamente a descrivere la sua personalità, ovvero allegra. Non volevo mettere una musica epica come quella che ho messo su Tyson o su Niki Lauda, però una musica allegra per far vedere chi era veramente Platini. E questa, dicevamo, è la storia di un ragazzo che a soli 32 anni ha lasciato il calcio, però diciamo nella sua breve carriera ha fatto quello che molti non hanno fatto neanche in tantissimo tempo. Comunque, allora, Platini aveva la famiglia che era di origini italiane, più precisamente piemontesi, però nasce in Francia il 21 giugno del 1955. Il padre, anche lui, era un professore di italiano, però era un ottimo centrocampista, non sfondò, non diventò professionista, però batteva le punizioni veramente veramente bene. Praticamente il padre si trasferì, era uno di una famiglia di 4 fratelli, e fu l'unico che se ne andò dall'Italia e andò in Francia, perché diciamo a Jamet si chiama, non so la pronuncia così ragazzi, era un paesino dove il calcio era la cosa più importante. Allora Platini a scuola non andava bene, era una specie di caprone, e i professori gli dicevano sempre ma tu non andare da nessuna parte, e Platini tutte le volte gli rispondeva vedrete, io diventerò una persona molto conosciuta. Vabbè, allora Platini inizia a giocare a calcio nella squadretta del paese. Non era niente di che, perché aveva una patologia che non gli permetteva, diciamo, non aveva un gran fisico, ecco Platini. Però un giorno si andò a Parigi col padre a fare un provino. E voi direte, l'hanno preso? No, non lo presero, stranamente non lo presero. Gli dettero tante cose, tipo ecco un ingresso alla Torre Eiffel, ecco puoi andare a vedere il Louvre o cazzate vari. Però non lo presero. Allora lui demoralizzato, più convinto che mai, continuò verso a cercare una squadra, e da qui si vede il vero campione, che uno quando una volta perde la sua opportunità, lui si rimette in piedi e continua a cercare altre possibilità fino a che non realizza il suo sogno. Quindi va nel Nancy, che era una squadretta così, e lui debutta il 3 maggio 1973. Nancy Nimes, finisce 2-1 per il Nancy, e il debutto di Platini non va a rete però. Platini quindi inizia a stare in questa piccola squadretta fino a quando non succede una cosa fantastica. Finale di Coppa di Francia, Nancy-Nizza. Vince 1-0 il Nancy, gol di Platini al 57esimo. Da lì tutti iniziano a pensare che quello sarebbe stato una grande stella del calcio. Poi viene trasferito in Italia. Il primo gol lo fa in Serie A, nella Serie A, a marzo del 1973. Però se ne va subito perché non era il suo ambiente, e l'Italia lo rivede nel 1978, precisamente l'8 febbraio, quando nell'amichevole Italia-Francia premondiale, perché poi Italia e Francia si sarebbero scontrate il mondiale argentino, sempre quello stesso anno, inizia a far vedere chi è il Platini. Finisce 2-2, rimonta della Francia, 2-0 dominata dagli azzurri. Poi all'89esimo succede quello che era stato uno dei suoi colpi migliori, la punizione. Punizione ai limiti dell'area, bacia l'angolino basso, Zoff non può fare nulla. E quindi inizia subito alla grande. Però lo stesso anno, dal Mondiale Argentina, esce subito, perché perde con l'Italia 2-1. Era in quella partita la Francia aveva fatto un gol lampo, però l'Italia si era subito rimessa in sesto e vinse 2-1. E uscì con l'Argentina, anche se si andò a segno, e fece veramente esultare tutto lo stadio, che gli occhi non erano per Maradona, bensì per lui. Stranissimo, erano per lui.
nel 1970, nella stagione 1979-1980 va al Saint-Étienne, dove vince un campionato. Poi c'è l'altro mondiale nel 1982, però riesce con una partita veramente assurda nella finale, nella semifinale con la Germania. Ragazzi, pensate, la Francia vinceva 3-1, si fecero rimontare, persero ai calci di rigore. È stata una delle partite più fantastiche e strane della storia del calcio. E poi, anni dopo, in un altro mondiale, la Francia riuscì per colpa della Germania. Una battibecco, tra virgolette, che va avanti. Si è ripetuto, mi pare, se non va tenuto anche quest'anno, perché la Francia è uscita per colpa della Germania. Comunque, nel 1982 arriva la Juventus. L'Inter era un passo al comprarlo, però preferisce un austriaco. E quindi lo prende la Juventus. E era stato direttamente preso dall'avvocato Agnelli, ovvero il presidente della Juventus, che l'aveva pagato nulla praticamente rispetto al suo valore. Ha una grandissima intesa con Boniek, che è anche un nuovo acquisto, era un polacco. E lui praticamente si doveva un attimo ambientare, perché aveva una pubalgia, diciamo, non lo permetteva di scattare veloce, di tirare bene, cazzate varie. Però lui riesce a debuttare, cioè a fare il suo primo gol, pensate, il suo primo gol nel derby, Juventus Torino, gol di Platini, vince la Juventus 1-0. Praticamente ai quarti di finale della Coppa dei Campioni, perché Platini era stato concepito per quella Juventus, non per il campionato, perché già erano pieni di campioni, bensì per la Coppa dei Campioni, che ora è l'attuale Champions, lui fa un'importante doppietta contro i detentori del titolo, ovvero l'Aston Villa. Però arriva in finale, la Juventus era assolutamente strafavorita, la finale si gioca ad Atene e l'avversario è l'Amburgo. Stranamente perde, la Juventus perde, un disastro, ma in quella partita non è strana la cosa, nel senso, gli occhi erano montati su Platini, non è stato che 10 giocatori hanno giocato bene, uno male, bensì un giocatore ha giocato bene, ovvero Platini, tutti gli altri 10 hanno giocato male. Comunque inizia il campionato, 1983-1984, inizia benissimo, Juventus-Ascoli 7-0, e lo stesso anno Platini vince il pallone d'oro e diventa per la seconda volta capocannoniere del campionato. Poi nel 1984 inizia l'Europeo, lo vincono, finale Francia-Spagna del 27 giugno 1984, capocannoniere anche dell'Europeo, una cosa incredibile. Poi nel 1985 vince il secondo pallone d'oro, per la terza volta consecutiva capocannoniere della Serie A. Poi ancora dopo Supercoppa Europea Juventus-Liverpool 2-0. Quella fu una strage, cioè ragazzi, nel 29 maggio 1885, la finale di Coppa dei Campioni, Liverpool-Juventus, c'è la famosa strage di Ansley, 29 morti, cioè scusate, 39 morti da parte della Juventus, perché gli Hurricane inglesi avevano attaccato praticamente la Juventus a causa crollo del muro, e 39 morti ragazzi, solo perché? Perché la polizia non era riuscita a intervenire. Però vincono lo stesso con un gol di Platini e regala questa vittoria a tutto il popolo juventino. Dopodiché ragazzi, la finale di Coppa Intercontinentale finisce 2-2. Però lo stesso anno vince il terzo pallone d'oro di fila. Incredibile, 3 palloni d'oro ragazzi. Quello c'era riuscito solo Cruyff e dopo Van Basten. Poi nel 1986 mondiale messicano, ma non fanno granché. No, invece sì. Esce per colpa della Germania. E l'anno dopo si ritira, perché lui ha capito che a 32 anni era finito, non poteva più giocare. Aveva dato tutto quello che un grande campione poteva dare. E lui, perché un grande campione è come un grandissimo artista o un attore, chiamatelo come volete. Sa che quando è arrivato il momento, è arrivato il vero momento per uscire dal palcoscenico. E lui lo fece nel migliore dei modi, avendo fatto una carriera veramente stupenda, e in soli 32 anni aveva vinto quello che gente in 40 anni non è mai riuscito a vincere. Totti! Comunque, appunto ragazzi, è un grandissimo campione. Anche se non sono dell'Inter e non mi è piaciuto tanto parlare di Juventus, però quando trovi campioni come questi non puoi fare niente. A fine video vi lascerò il suo gol più bello che fece contro l'Ascoli, quella partita finì 5-0 e fu secondo me il gol più bello, perché c'è tecnica, intelligenza e fantasia.
Comunque spero che il commentary e il gameplay vi siano piaciuti, quindi vi invito a lasciare un like, un commentino, ci si becca un prossimo video, qui da Frix è tutto, belli riga, la buona sganch. All your calibrates, they do the mumble like a crazy. Mumble like a crazy, mumble like a crazy. Mumble like a crazy, mumble like a crazy.